Amici di LaC, una giornata di fine anno che vede finalmente i primi cambiamenti affacciarsi sullo scenario, diciamo, anche italiano della nostra penisola. Che cosa succede? La lingua di aria fredda si distacca dal vortice polare portando con sé, attraverso la penisola balcanica, una discesa di aria fredda che piano piano nei prossimi giorni si avvicinerà alla nostra penisola, quindi da est verso ovest, lo vediamo abbastanza bene a 1500 metri di altezza, e investirà la fascia adriatica dalla destra dello schermo, quindi si sposterà verso sinistra in cosiddetto moto retrogrado, portando una fase di instabilità e un calo di valori termici, nonché l'allontanamento della cupola anticiclonica di matrice subtropicale che per tutto il mese di dicembre ha insistito sulla nostra penisola. Questa cupola tenderà a perdere di efficacia, stretta tra la discesa fredda dei Balcani e quella più a ovest in arrivo sull'Europa diciamo più occidentale. Passando a uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola, possiamo dire che la giornata dell'ultimo dell'anno, di giovedì, trascorrerà senza sussulti importanti, in attesa di un cambiamento che si manifesterà a partire dal 2 di gennaio, però anche sul meridione d'Italia, e vedrà una giornata di fine anno, una giornata che introduce il Capodanno, con delle nebbie ancora presenti sulla pianura padana, in assenza comunque di fenomeni al di là della scarsa visibilità. Stesso discorso per ciò che riguarda il centro d'Italia, con annuvolamenti di tipo cumuliforme, ma nessun fenomeno è atteso, quindi chi dovrà organizzare, vorrà partecipare ai veglioni all'aperto, magari nelle proprie cittadine, potrà farlo in assoluta tranquillità. Stesso discorso per l'Italia meridionale, giornata di 31, giornata di San Silvestro, che porta il Capodanno all'insegna ancora del tempo stabile, e possiamo svolgere l'attività all'aperto in maniera tranquilla, non ne arriva ancora il freddo, avremo temperature che tenderanno a rimanere nel corso della giornata del 31 sui 12-13 gradi, le minime ben sopra lo zero, e non sono previsti fenomeni per questa notte che introduce il Capodanno. Un cambiamento si avrà in maniera più marcata sulla Calabria a partire dalla notte tra il 2 e il 3, quindi tra il sabato e la domenica, arriverà tanta pioggia che insisterà in particolare nella giornata domenicale, sarà di stampo temporalesco su tutta la fascia tirrenica, ma lo ripeto, bisogna aspettare i primi giorni dell'anno. E tornando al Capodanno, una giornata dell'1 che si manifesterà con qualche diciamo copertura più marcata sul settore tirrenico, e la stessa diciamo copertura tenderà a intensificarsi col trascorrere delle ore, in attesa appunto di quel cambiamento che per la Calabria avverrà nel corso del pomeriggio, della giornata di sabato e della giornata del 2, e più marcatamente domenica, con una giornata che si prospetta temporalesca con calo dei valori termici almeno di 4-5 gradi, quindi portando le condizioni in linea con il periodo invernale. Direi che per oggi è tutto, auguri da Ugo Notaro, di un felice anno nuovo per tutti gli amici di LaC.